piacere essere qui questa sera, intanto saluto tutti i cittadini veronesi che sono venuti a intervenire, le autorità civili e militari che sono qui sedute prima delle prime file. Saluto il pubblico ministero, il dottor Gennaro Taviano, che adesso tornerò anche su questo immediatamente. Dicevo, grande piacere perché oggi finalmente sono già state riviste, oggi finalmente si potranno rivedere delle grandi opere d'arte a restauro avvenuto. Quello che è successo all'interno di Castelvecchio di novembre di 2 anni fa, 2015, è stata una ferita gravissima per la città di Verona. Però, se riusciamo a cogliere un messaggio positivo anche dalle cose negative, e a me piace farlo, è una ferita che ha fatto capire a tantissimi cittadini veronesi che all'interno del Museo di Castelvecchio avevamo delle opere d'arte, scusate, incredibili, stupende. Perché l'ho detto tante volte, tantissimi di noi, tantissimi cittadini veronesi, tantissime persone che passano quotidianamente, magari di fretta per lavoro davanti a Castelvecchio, non sapevano cosa c'era dentro. Adesso lo sappiamo tutti. Se purtroppo è servito un furto a spiegarci questo, non voglio dire che è furto, ci mancherebbe altro, però questo sicuramente ha portato un effetto positivo. Domani dopodomani abbiamo voluto che Castelvecchio fosse praticamente aperto, con un prezzo simbolico di 1 euro, perché tanti cittadini veronesi devono venire a riscoprire quelli che sono, io li ho chiamati tante volte, i gioielli di famiglia. E i gioielli di famiglia, in primis l'amministrazione, deve tenersi ben stretti. Deve coccolarsi, deve presentarli, deve farli vedere, deve essere orgoglioso di averli, non deve nasconderli. E allora su questo lavoreremo, mettendoli in sicurezza come abbiamo fatto questi giorni, queste settimane, ma facendo in modo che tante persone vengano a godere, nel vero senso della parola, delle bellezze che abbiamo all'interno del nostro museo. Ci hanno messo un po' di tempo, qualcuno era così contento di ridarcele subito, ma al di là di questo alla fine sono tornate e veramente il messaggio che lascio e chiudo lo dico a tutti voi, ma ditelo anche ai vostri amici, alle vostre amiche tornando a casa. Venite a Castelvecchio, andate a Castelvecchio, riempiamo Castelvecchio e andiamo a goderci i nostri dei cittadini veronesi capolavoro.